Credo che ci siano poche cose al mondo più divertenti ed adrenaliniche di saltare da un aeroplano a 4.000 metri. Ho iniziato a fare paraclutismo nel 1984, sono 30 anni, nella scuola regionale di paraclutismo in Valle d'Aosta. Allora la scuola appunto si trovava ad Aosta ed era sempre un piacere trovare i manifesti con i corsi che pubblicizzavano questa disciplina. Col passare del tempo il materiale è cambiato e ha permesso di aumentare i livelli di sicurezza e di avvicinare più gente a questo sport. Oggi, per motivi tecnici, non si può svolgere attività paraurtistica ad Aosta e per questo motivo ci appoggiamo ai centri vicini alla nostra regione. Uno di questi centri è Cumiana. La domanda più comune che mi viene fatta dagli amici o conoscenti quando sanno che faccio paracadutismo è: ma perché paracadutismo? Non hai paura? In realtà chi fa paracadutismo in realtà fa una sfida con se stesso dove cerca di razionalizzare la paura. Ecco, questo credo che sia il motivo principale, perché è evidente che saltare da un aeroplano non sia una cosa così normale. Però se uno sa che saltare da un aeroplano con un paracadute permette di fare delle evoluzioni per aria, di muoversi in compagnia di altri paracadutisti e di godersi un panorama e delle esperienze sensoriali diverse, credo sia stato quello l'elemento che mi ha spinto più di tutto. Descrivere la sensazione del mio primo lancio non è facile, anche perché sono passati 30 anni e il silenzio e questa visione delle montagne che mi circondavano e la pista dell'aeroporto sotto di me. Ecco, questo è il primo pensiero che ho quando penso al mio primo lancio. Prima fase è andare in porta. Quindi ti chiederemo di mettere le mani a posto. Mani a posto significa mettiamo le mani al sotto gli spallacci in questa posizione. Il tuo pensiero è quello di mettere le gambe fuori dall'aereo a penzoloni. Testa bella alta appoggiata alla nostra spalla. Mani a posto vuol dire qua, perfetto. Testa alta. Il tuo pensiero, quando ti senti cadere, è quello di buttare fuori il bacino. Noi atterriamo scivolando, ok? Il tuo pensiero è: sollevo il ginocchio e mi guardo la punta del piede. Ok? Quindi alzami la gamba, un po' più su, piega il ginocchio, punta il piede su. Ok, guardando avanti, siamo noi che scivoliamo sotto di te. Ok? Okay? Se dopo la caduta libera ti si tappano le orecchie, devi compensare come quando si va in montagna. Tutto benissimo. Favoloso, da rifare. Mamma mia, quando ero su dicevo io ho troppa paura che poi mi piaccia troppo. Infatti è andata bello, così. Bello, Bellissimo. fantastico. Ho iniziato l'attività di paracadutismo esattamente come Carlo nell'84, sono 30 anni quest'anno. Sono stato attratto a questo sport vedendo i paracadutisti che negli anni precedenti facevano la manifestazione al lago di Chalan. Il bello del lancio col paracadute è la caduta libera. La caduta libera si ha nei primi 3.000 metri, si fanno in circa 60 secondi di tempo, a differenza delle varie specialità che sono il lancio relativo e il free fly. Una volta, quando noi abbiamo incominciato, le attività erano diverse. Allora predominava il lancio di precisione, che si usavano dei paracaduti molto più grossi, foil, molto più facili da controllare, e si riusciva a centrare dei bersagli addirittura grossi come le 100 lire col tallone del piede. La salita in aereo dura circa 15 minuti. Gli ultimi metri di salita, tutti non vedono l'ora, il momento dell'apertura dello sportello, carichi di adrenalina, di poter saltare, di poter uscire dall'aereo e di mettere in pratica quello che si deve fare, quello che si è ripassato mentalmente salendo in aereo. Contrariamente a quanto si può pensare, durante la caduta libera non si ha la sensazione di vuoto o di precipitare, in quanto l'aria è un fluido e, come tutti i fluidi, si modifica con i movimenti del nostro corpo. Tanto per dare un'idea, può essere abbastanza simile a chi vuoi a praticità con un po' di acquaticità nei movimenti che si fanno in acqua, a cominciare dalle capriole oppure lo stesso nuoto. Ecco, in aria
è un fluido molto più sensibile, se si può dire. La velocità ci permette tuttavia di muoverci e di assumere degli assetti diversi che ci permettono o di avvicinarci ad altri compagni paracadutisti oppure ad aumentare il nostro razzo di velocità per raggiungere e fare delle grosse formazioni o per chi pratica il free fly di assumere degli assetti e quindi volare seduti o a testa in giù. Nell'immaginario comune si pensa che il paracadutismo sia uno sport estremamente pericoloso e praticato da dei pazzi scatenati. Non è così, ci sono dei sistemi di sicurezza molto avanzati e che permettono di poter gestire la caduta libera e di aprire con tutta tranquillità e sicurezza il paracadute principale. E non bisogna dimenticare che esiste un paracadute di emergenza e che viene attivato nel momento in cui la vela principale non dovesse funzionare. A questo si aggiunge un sistema di apertura automatica che non è obbligatorio ma attualmente in uso in tutti i centri di paracadutismo a livello mondiale, che nel caso di perdita di coscienza del paracadutista attiva automaticamente l'apertura della vela di emergenza ad una quota di sicurezza. Ricordo ancora la figura di Franco Cincerè, al quale va veramente la gratitudine di tutti i paracadutisti valdostani, perché è soltanto grazie alla sua tenacia e alla sua passione che la scuola ha potuto continuare la sua attività e affinare e aumentare il suo livello. Uno dei must della scuola di paracadutismo di Aosta è stato quello di brevettare il primo sordomuto paracadutista in Italia. Era veramente un'impresa che sembrava impossibile, ma grazie ai tecnici e grazie alla collaborazione di tutti all'interno della scuola è stato elaborato un metodo di insegnamento e di gestione dell'allievo sotto il paracadute che hanno consentito di raggiungere questo record. E questo è veramente uno dei punti che è stato poi preso di riferimento da tutte le scuole in Italia per poter sviluppare anche per i sordomuti una tecnica che gli consentisse di fare lanci col paracadute. Il lancio in tandem è l'approccio più facile e veloce per arrivare al paracadutismo. Nasce come sistema di istruzione, oggi ci permette dopo 15 minuti di istruzione di prendere un passeggero con un'imbragatura attaccato al pilota tandem e portarlo a 4.000 metri e fargli provare questi 60 secondi di caduta libera e poi 4-5 minuti a paracadute aperto per provare la sensazione della caduta libera a 200 km all'ora e poi atterrare morbidamente sull'erba senza problemi di gambe o di altre cose che potrebbero far pensare al paracadutismo uno sport pericoloso. Il tandem ha questa caratteristica, come il paracadutismo sportivo oggi è considerato per tutti, perché dà la possibilità, senza fare un corso, di poter provare questa sensazione di caduta libera. E per tutti perché? Perché abbiamo la possibilità di portare ragazzi dai 16 anni in avanti e abbiamo avuto la fortuna di portare ragazzi sia paraplegici e persone di una certa età, proprio ieri una signora di 75 anni. Mia disciplina è la precisione in atterraggio. Per questo tipo di attività ci si lancia da una quota di 1000 metri, e ci si può lanciare di squadra o individualmente. E abbiamo un punto di atterraggio che è del diametro di 15 cm. Questo è un bersaglio di colore nero con un centro giallo. La difficoltà sta nell'atterrare il più
prossimi possibili a questo punto giallo che è di 2 cm. Per fare questo bisogna imparare a conoscere le condizioni che noi troviamo per aria, per cui la direzione del vento e l'intensità. Tutto questo lavoro viene fatto in condizioni di sopravvento, come si dice in termine tecnico, per atterrare poi gli ultimi 100 metri avendo il vento contro. Il nostro paracadute ha delle specifiche adatte appunto ad avere questo tipo di lavoro per i 1000 metri. Ha un profilo alare molto più alto rispetto ad una vela che possiamo vedere per chi fa altre discipline tipo il relativo, e sono molto più precisi, per contro sono più lenti, ma questa lentezza fa sì che noi abbiamo la possibilità di atterrare con molta precisione. Le nostre vele sono, come dicevo prima, molto più lente rispetto alle vele che abbiamo visto in precedenza, che servono in realtà solo a portare il paracadutista a terra. La nostra è una vela adatta per la precisione e quindi più lenta ma più precisa. Anche in questo caso ci sono delle superfici diverse in base anche alla struttura di chi c'è appeso sotto, quindi un paracadute per una donna sarà di dimensioni inferiori rispetto a quello che può essere per un uomo di 80-90 kg. Per correggere gli errori oppure le cose da sistemare in una squadra durante gli allenamenti occorre un videomaker. Io mi occupo di questa attività e sono quindi dotato sul casco di una telecamera e all'occorrenza anche di una piccola telecamera invece che mi permette di fare foto. Lo faccio perché mi piace, mi diverto ancora nonostante tanti salti di questo tipo. L'attrezzatura che utilizzo è una tuta, fondamentalmente il paracadute chiaramente, è una tuta che mi permette di risalire o abbassarmi più repentinamente possibile perché devo seguire gli andamenti della squadra, perché la squadra durante le sue evoluzioni comunque può salire o scendere nell'aria. Il lavoro del videomaker, il mio lavoro quindi, potrebbe sembrare solitario, quasi triste, ma è fondamentale per la squadra e comunque io mi diverto molto stando dietro a loro che comunque puntano tutto su di me, perché io sarò poi anche l'occhio dei giudici. La squadra infatti non è composta da 4 persone che tutti vedono nei miei video, ma da 5 e il quinto infatti sono io. Per fare un'attività di paracadutismo ci vuole la cosa più importante è l'aeroplano, perché è l'unico mezzo che consenta ai paracadutisti di poter saltare nel vuoto. Per quello ci vuole anche un pilota. E il pilota per i paracadutisti è un pilota particolare, non è il classico pilota della domenica, ma è un pilota professionista che deve sapersi districare durante tutte le situazioni del lancio, che non è una cosa semplice perché a volte bisogna saperli portare in quota, circuitando a volte in mezzo alle nubi e a volte lanciandoli sempre sulla verticale, quindi il ruolo del pilota è importantissimo. Le varie specialità di paracadutismo implicano anche da parte del pilota una certa tecnica. Ci sono lanci di precisione dove i paracadutisti vengono lanciati da una quota di 1000-1200 metri e quindi saranno loro che dirigono e scelgono il punto d'uscita per fare la precisione in atterraggio, mentre negli altre specialità tipo il free fly e il relativo, le squadre che si allenano per il relativo non hanno questa necessità, anche perché utilizzano vele molto più performanti dal punto di vista della velocità, per cui il punto d'uscita è affidato naturalmente sempre solo al pilota. Cosa molto importante, specialmente per i paracadutisti, è che ci sia un ottimo rapporto fra il pilota e loro.
Non per niente, i più bravi piloti per i paracadutisti sono anche paracadutisti. Questo fa sì che il pilota capisca e si immedesimi nel paracadutista durante la fase dell'uscita, del lancio, quindi gestire l'aeroplano, sentire il vento, fare praticamente tutte e due le cose, pilota e paracadutisti. La disciplina che ho scelto del paracadutismo è la formazione di figure in caduta libera o il volo relativo, che permette di lavorare a più persone, singolarmente 2, 3, 4, 8, 16 e big way, sono delle grandi formazioni dove appunto vengono costruite delle figure dopo aver fatto un briefing a terra. Nello specifico la formazione di figure in caduta libera FCL A4, che è quella in particolare che svolgo io, è una disciplina di concentrazione estrema, perché comunque abbiamo delle figure, delle libere, delle obbligatorie che dobbiamo sapere a memoria. In aria non abbiamo la possibilità di pensare granché. Dobbiamo fare un bel briefing a terra sui carrelli e memorizzare il salto ripetutamente, ogni singolo passaggio, proprio perché diventi ci sia una memoria muscolare e diventi automatico ogni movimento che facciamo per aria. Perché durante la gara noi saltiamo da 3200 metri e abbiamo 35 secondi di lavoro durante i quali viene giudicato il nostro lavoro dai giudici. I giudici non sono per aria con noi, c'è un video operatore che salta insieme a noi, riprendendo dall'uscita il salto fino all'apertura, portando direttamente, immediatamente il video ai giudici, e i giudici saranno loro che giudicheranno quante figure saranno state completate in questi 35 secondi, soprattutto se ci sono delle penalità o dei blocchi non compiuti o qualsiasi altro problema. Sono 20 anni che faccio questa attività e ho avuto tantissime soddisfazioni da questo sport, ho dedicato la mia vita a questo sport. All'attivo attualmente ho 6800 salti all'incirca e recentemente ho vinto i campionati italiani, appunto, e niente, la mia vita è sempre stata e penso che sempre lo sarà questo sport. Nonostante la mia esperienza e i lanci così che ho alle spalle, ogni salto mi dà delle emozioni, soprattutto quando si apre la porta dell'aereo, che in quell'istante si prepara il momento dell'uscita, del salto, dello slancio, ed è sempre ogni volta grande, grandissimo. Durante la salita, diciamo in quota, ognuno è concentrato, ripensa al salto, si aspetta con ansia il minuto, è una serie di emozioni forti, intense, poi quando arriva il minuto sale la tensione, diciamo, ma positiva ovviamente, e una volta che ci si lancia dall'aereo è una sensazione indescrivibile da provare, perché è bellissimo.